dai. Sì, io sento. Pronto? Sì. Ah, io tanto parlerò. Tanto io devo parlare con le tutte, no? Io? No, sono con la cuffia, te mi senti ora? No. Ci sarà, ora come ora ci sarà 50 persone. Cosa? È arrivata più una mese. Come sono? Vedo con la cuffia. Non lo so come mai, tra l'altro il bulgarello da voler far entrare perché alla fine è infatti ora si guarda, mi sto mettendo lì là sulla sinistra, ora si guarda, vai, si guarda. Sì, vai. Fa la partita non più da noi. Erano anche per gli abbonati, sai.
Ciao Maurizio, ho sentito ora che sono previste piogge e vento, qui al palazzetto posso dirti che fa un gran caldo, finalmente torna anche il pubblico, visto le tribune del palazzetto pistoiese, sinceramente non tantissime presenze, sembra che siano stati venduti circa 150 biglietti in prevendita, ma fuori al botteghino c'è un po' di gente, quindi si spera di riuscire a toccare almeno le 400-500 presenze. Tra l'altro una presenza particolare, dopo cercheremo anche di farci una battuta, c'è Fiona May con la figlia qui al palazzetto. Ricordiamo oggi questa gara contro Capo d'Orlando, Pistoia ha vinto la prima partita a Trapani, Capo d'Orlando ha perso la prima contro Chiusi, quindi per Pistoia la vittoria vorrebbe dire essere proiettata verso queste Final Eight, probabilmente sarà domenica la gara decisiva quella con Chiusi. Comunque godiamoci questa partita, ripeto, finalmente si torna a respirare anche un po' di aria di pubblico, un po' di presenze qui al palazzetto e sicuramente anche per i giocatori è una situazione decisamente positiva.
Buonasera a telespettatori di Il Libera e di LNP Pass. Siamo al Pala Carrara per la seconda partita di questa Supercoppa Pistoia Giorgio Tesi Club contro Orlandina Basket. Chi vi parla è Leonardo Sicconi, a mio fianco stasera ho il collega Alessandro Giuntoli di Radio Diffusione Pistoia. Ciao Alessandro. Ciao Leonardo, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Che partita vedremo stasera? Beh, sicuramente una partita assai interessante perché il video del campionato di basket 2021-2022 per quanto riguarda la serie a due piano piano si avvicina, allora tutti i test sono importanti, vediamo quelli che valgono i due punti come stasera e anche per Capodoblando l'occasione per rimanere legati a questa Supercoppa dopo appunto la sconfitta della prima partita subita contro Chiusi. Per la Giorgio Tesi Group invece una vittoria esterna a Trapani e quindi per tutte e due le squadre due punti fondamentali in questa seconda apparizione sul parquet per il basket che va. Ecco, le squadre sono già sul parquet, per Pistoia Lorenzo Saccaggi, Carlo Middle, Jonas Risma, Jazz Johnson e Angelo Del Chiaro, mentre per l'Orlandina sono in campo il Play Laganà, i due americani Mac King, il numero 25 Reggiani ed il numero 12 Posero. Recupera intanto proprio la squadra siciliana che va alla conclusione a tre punti sbagliata ma recuperata dallo stesso Reggiani. La Ganà in cabina di regia contro Lorenzo Saccaggi si trova da due punti, va a sbagliare il rimbalzo di Carlo Riedel, Lorenzo Saccaggi a portare palla oltre la metà campo, ancora Carlo Riedel per Jonas Risma, va alla conclusione a tre punti e trova il primo canestro della partita che poi avanti per 3-0. Non abbiamo ricordato che stasera c'è il pubblico, quindi una notizia veramente importante per Pistoia che da più di un anno non vedeva nessuno sedersi sulle tribune del Pala Carrara. Ci saranno circa 300 persone questa sera, 150 biglietti venduti in prevendita. Intanto c'è un rimbalzo di Del Chiaro, ancora Lorenzo Saccaggi in possesso di palla, Johnson per Risma, ancora Jazz Johnson, l'americano che finora è stato il migliore realizzatore di Pistoia, pasticcia un po', recupera la palla, Widol ancora da tre punti, 8 minuti e 37 sul cronometro, Pistoia avanti di tre con la tripla di Jonas Risma. Dicevo che Pistoia, tanto c'è ancora una tripla sbagliata, partita molto veloce, la Ganà ancora per King, il pallone è stato recuperato da Pistoia, Lorenzo Saccaggi per Carlo Riedel, Pistoia ha la possibilità di giocare in campo aperto, ancora Jonas Risma da tre punti, questa volta va a sbagliare, il rimbalzo è ancora di King, già due minuti di gioco, Pistoia avanti 3-0, la Ganà contrastato proprio da Jonas Risma, va a sbagliare nuovamente, ancora Angelone Del Chiaro a recuperare il rimbalzo, la palla è per Lorenzo Saccaggi che con calma chiama un gioco per Pistoia, Jazz Johnson di fronte a lui, Mac, Carl Widol ancora per l'americano pistoiese, bello il passaggio per Angelo Del Chiaro che va a realizzare un bel canestro nonostante il disturbo del giocatore siciliano. Pistoia va avanti 5-0, 7:34 giocati, buono l'inizio per Pistoia, polveri bagnate in questo momento per Capodorlando che ci trova da tre punti, va ancora a sbagliare, la rimessa sarà pistoiese, partita che come dicevamo anticipatamente per Pistoia ha un'importanza particolare perché dovesse vincere andrebbe a quattro punti, quindi si avvicinerebbe alle qualificazioni per le Final Eight, è necessaria invece la vittoria per Capodorlando che nella prima gara è stata battuta in casa dopo un tempo supplementare per 87-94 da Chiusi, nonostante i 24 di Mac e 17 di King, quindi questo sta a significare che Pistoia dovrà porre particolare attenzione sugli americani, ovviamente particolare attenzione sarà posta anche dai siciliani sul maggior terminale offensivo che sarà Jazz Johnson, vedremo la marcatura su di lui se riusciranno a sfruttare
le possibilità di tiro, Saccaggi e Buonasri. Intanto c'è il primo canestro anche per Capodorlando, 5-2, 6-37 sul cronometro. Ancora Johnson in possesso di palla, c'è un'infrazione di passi, partita molto veloce, ritmi alti nonostante i carichi di gioco siano alti. È sicuramente una partita molto veloce, le due squadre privilegiano per lo più il tiro da tre punti, quando si è cercato di andare in penetrazione difficilmente si sono trovati i varchi blocchi, ha fatto forse Del Chiaro, poi anche King ovviamente con un tiro da due, però difese comunque molto ben schierate. Intanto Jonas Risma ha quasi recuperato un pallone finendo anche in tribuna, la rimessa però è per Laganà, Laganà ancora per Poser, nuovamente il play in possesso di palla, carica fuori per King, King in avvicinamento, va a realizzare ancora, bello questo canestro, 4 minuti di gioco, parzialino di 4-0 per Capodorlando che si avvicina, 104 il punteggio, Jeff Johnson dalla lunga distanza, nuovamente sul ferro il recupero per Pistoia e di Jonas Risma che non se la sente di tirare, scarica fuori per Saccaggi, Riddle, bello il passaggio, ancora il canestro di Angelo Pistoia, bella questa circolazione di palla di Pistoia che in questo momento si trova avanti 7-4, c'è un fallo di Johnson, è il primo fallo della partita. L'Orlandina è una squadra molto giovane, ovviamente il salto di categoria sarà una squadra che vorrà, è stata costruita per salvarsi con questi due ottimi americani, anche se sono la prima esperienza in Italia, ma nelle prime uscite anche amichevoli hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Pistoia invece è una formazione più collaudata che ambisce ad arrivare nella zona playoff, c'è un fallo su Lorenzo Saccaggi per l'Orlandina, Tevin Mack e Nick King, come dicevo due giocatori alla prima esperienza in Italia, Mack 24 punti nella prima uscita contro l'Umana Chiesi che domenica sera alle 20:30 sarà qui al Palacarrara probabilmente per una partita che può decidere la qualificazione di Final Eight. Intanto Pistoia nuovamente al tiro dalla lunga distanza, sta abusando un po' di questa opzione Pistoia, l'errore di Carlo Widel, mentre in avvicinamento il numero 12 Poser, ben contrastato da Lorenzo Del Chiaro, non riesce a realizzare, adesso c'è un contropiede che banalmente va a sbagliare Carl Widel, tanto c'è una palla recuperata, un po' di confusione anche in questo momento, ovviamente Carl Widel che ci prova, sbaglia ancora, ma c'è il tap-in di Jonas Risma, ha migliorato molto naturalmente negli ultimi mesi, nelle ultime partite della scorsa stagione e nelle prime di quest'anno, ragazzo giovanissimo, intanto King da tre punti ci prova e va a realizzare da lontanissimo, punteggio sul 9-7, anche se il tabellone non è ancora aggiornato, mentre Pistoia è già dall'altra parte ancora con Jeff Johnson e ancora una volta ci prova dalla lunga distanza Jonas Risma che va a sbagliare, nuovamente l'Orlandina in possesso di palla, ancora King va a sparare da tre punti a realizzare il primo vantaggio siciliano, 10-9, 3.54 da giocare nel primo quarto, quindi primo vantaggio per l'Orlandina, per King il decimo punto, tra l'altro sono 10 punti tutti realizzati dall'americano, adesso Saccaggi si mette a realizzare il fallo del pareggiato, insomma questo King è partito bene questa partita. Beh sicuramente degli avversari quando si gioca contro Capodorlando, una serie di cambi, e dobbiamo anche ricordare a proposito dell'importanza la partita tra Chiusi e Trapani, per 63-58, quindi Chiusi
che sta comandando con 4 punti questo gironcino. Pistoia appunto deve vincere e poi giocarsi lo spareggio con Fusi, Trapani e invece per quanto riguarda Capodorlando, anche per Capodorlando una partita importante, perché ci sono comunque delle possibilità di una chiusura a 4 in 3 squadre dopo il prossimo turno. Intanto si sono realizzato i liberi e tornata in vantaggio, 11-10, si trova ancora da fuori Reggiani, va a sbagliare per Pistoia, è entrato Daniele Magro al posto di Lorenzo Del Chiaro e dall'altra parte il numero 0, Nudo Giusto. Intanto un altro cambio nelle file di Capodorlando, entra il numero 6 Flavio Gay. A fargli spazio è il numero 25 Reggiani, rimessa per Lorenzo Saccaggi, 3-15 da giocare, 11-10 per Pistoia. Come ha ricordato il collega Pistoia stasera, si è trattato di pareggio domenica prossima alle ore 18.30 contro Fusi. Intanto c'è stato ancora un canestro di Lorenzo Saccaggi, per Pistoia sono 4 di Saccaggi, 4 di Del Chiaro e 5 di Jonas Risma. Non ha ancora realizzato il giocatore in possesso di palla, Jess Johnson. Ancora 13 secondi per andare alla conclusione. Magro per Risma, che ci prova ancora una volta da 3 punti, sbaglia il rimbalzo di Duke, un giocatore molto molto atletico. Giusto, un'ala centro senegalese classe 1999, ancora King in possesso di palla per il numero 6 Gay, che va a sbagliare dalla lunga distanza. Gay riconfermato, è un play del 1989, la seconda stagione a Capodornando. Tanto Lorenzo Saccaggi cerca l'assist per Daniele Magro, intercetta ancora tutto, regala centimetri e tiri, ma riesce ad anticipare grazie alla sua rapidità. Intanto va in panchina Jonas Risma e fa il suo primo ingresso in campo, capitano Gianluca Della Rosa. Poi avanti 13-10, ancora 2 minuti e 9 sul cronometro. Johnson, tiro corto stasera, polveri bagnate fino a questo momento per il folletto americano, quindi regala una nuova azione d'attacco per Capodornando. Duke non trova compagni, regala un pallone a Carlo Mito, che questa volta schiaccia con sicurezza, chiama la difesa a Brienza. Pistoia che allunga nuovamente sul 15-10 dopo il vantaggio trovato da Capodorlando. Ricordiamo 10 punti tutti realizzati dal numero 55 King, e adesso va a referto anche l'altro americano King, che trova il suo primo canestro. 15-12 per Pistoia, ancora 1 minuto e 20 da giocare. Nuovamente Jess Johnson, una serie di attacco per i biancorossi. Daniele Magro scarica fuori per Gianluca Della Rosa, che va a sbagliare. Nuovamente fuori per Saccaggi, basso percentuale da 3 punti per Pistoia. Alla fine del primo quarto vedremo a che percentuale siamo. Ancora Carlo Widel prova a bucare la zona di Capodorlando, ma sono tanti gli errori per i giocatori biancorossi, nonostante ci fosse stata anche l'opportunità di tiri abbastanza buoni. Adesso c'è un buon intercetto di Jess Johnson l'americano Devin Mack, che lascia il posto al numero 16 Decerino. Entra in campo anche il numero 7 Barsi, esce l'altro americano King, quindi per Capodorlando un quintetto di tutti italiani. Ci sono fatta per il 4 Ellis, anche questo è un ragazzo molto molto interessante, un play guardia inglese ma italiano di formazione, classe addirittura 2003.
delle squadre giovanili del club siciliano dal 2019, che tra l'altro è stato lo scorso anno il miglior marcatore del girone siciliano di Serie C Silver con 24.4 di media. Tanto è entrato anche Gregorio Alimei, altro giovane 17enne addirittura, che va a sbagliare. 20 secondi sul cronometro, 15 Pistoia, 12 Capo d'Orlando. Probabilmente ultima azione della partita, vedremo come la sa gestire il numero 6 Gay, cioè il fallo di Jonas Risma per Pistoia e il secondo fallo. Lontanissime entrambe dal bonus, intanto per i grandi Toscani un altro giovane Caglio, questo proprio di Risma, anche per difendere su quest'ultima azione. 10 secondi per andare alla conclusione, ancora un fallo, questa volta è di Daniele Magro. Pistoia sfrutta la possibilità di non far chiudere l'azione ai suoi avversari. Il cubo dei cambi anche di Lozivac, che però torna a sedersi. 6 secondi per tre. Bel passaggio di Ellis e c'è un fallo, questa volta decisamente ingenuo, se non sbaglio è di Gregorio. Il secondo fallo di Magro che è andato a dolersene davanti a un settore vuoto però del Palacarne. Sì, perché con la sua stazza poteva benissimo gestire meglio questa azione difensiva, regala due liberi a un secondo dal termine del primo quarto a Bartoli, che va a sbagliare il primo personale. Seconda opportunità, poi non credo ci sia nemmeno il tempo per una preghiera per Pistoia. Vediamo se Gianni la cosa riesce a fare. Si trova da lontanissimo e va a sfiorare la retina, quindi primo quarto 15-12. Alessandro, un po' di statistiche, Pistoia mi sembra abbia tirato molto male da tre punti. Diciamo che Pistoia era partita benissimo da tre punti con quella bomba di Risma e poi una serie impressionante di errori, ben 8 consecutivi. Pistoia ha chiuso 1 su 9 da 3, mentre Capodorlando ha fatto un pochino meglio, 2 su 7. Per quanto riguarda invece i tiri da due punti, 6 su 11 i tentativi realizzati da Pistoia, 3 su 6 quelli di Capodorlando. Tra l'altro non abbiamo detto, soprattutto a beneficio degli amici di Capodorlando, che non si lasciano ingannare dalla presenza in campo di Widol. In realtà Widol non è il secondo americano di Pistoia dopo Johnson, il secondo americano era Olasuwer, ma poi per motivi sembra personali è tornato in America. È arrivato anche il nuovo giocatore che affiancherà appunto nel settore Strange Johnson, però per adesso dobbiamo attendere un po', chissà che non lo dovremmo fare noi. Non credo che sia previsto il suo arrivo in questa settimana per il Daniel Newton, il nuovo americano di Pistoia. Ricordiamo Lasewer è stata sfortunata Pistoia lo scorso anno con Derek Marks, che fu costretto ad abbandonare la squadra biancorossa dopo poche partite. Quest'anno Pistoia era riuscita a rimettere insieme il pacchetto lunghi dell'Eurobasket Roma, che l'anno scorso fu benissimo in Serie A2, arrivando in semifinale dei playoff con Daniele Magro e appunto Jamal Olajuwon. Purtroppo nessuna presenza per l'americano, tornato in patria, però stasera sulle tribune c'è una presenza illustre, Fiona May con la figlia. Non abbiamo avuto modo di avvicinarla, quindi non sappiamo come mai sia qui a Pistoia, effettivamente però abita a Firenze, probabilmente è appassionata di basket, avrà voluto assistere a questa prima uscita del Pistoia Basket in presenza. Intanto è ripreso il secondo quarto, c'è un fallo in attacco per il numero 16 Vecerina, credo, quindi Pistoia ha la possibilità di tornare in un'azione offensiva. Pistoia ancora avanti per 15-13.
fallo attribuito al numero 4 Ellis. Quindi primo fallo per l'inglesino di Capodorlan, anche se Gianluca Della Rosa in possesso di palla per Jonas Risma. C'è un fallo questa volta del numero 6 Gay che si lamenta, però effettivamente il fallo ci sta tutto, la rimessa sarà per Gianluca Della Rosa. Dicevo di una squadra molto giovane quella di Capo d'Orlando, il play titolare, il giocatore che da più tempo in questa squadra, Matteo Lagana, dal 2017 a Capo d'Orlando, ragazzo giovanissimo. Intanto c'è un errore anche di Angelo Del Chiaro, torna nuovamente in attacco con la possibilità di passare anche avanti con un eventuale conclusione a 3 punti, invece va da 2 a impattare il numero 4 Ellis, quindi 15 pari, 9 e 16 giocati in questo secondo quarto. È entrato anche Milos Divac per Pistola, proprio Divac che consegna al compagno di squadra Risma. Ancora Divac in possesso di palla, Divac è un giocatore che ha una buona mano da 3 punti, in avvicinamento al canestro prova una conclusione, bella la stoppata del numero 0 Diouf. 2 secondi e 7 decimi per andare alla conclusione per Pistoia. La rimessa di Della Rosa e c'è un'incomprensione con Jeff Johnson che ha puntato di andare alla sua destra e invece si era accentrato, non ha capito le intenzioni del compagno Gianluca Della Rosa, quindi c'è una recuperata da parte di Capodormano che torna in avanti e la possibilità di andare anche in vantaggio. Intanto c'è un fallo di Gianluca Della Rosa e un 3 punti, 3 liberi. Tra l'altro Leo, questa partita contro Capodorlando in qualche modo ci ricorda tante tante sfide che abbiamo vissuto contro questa formazione qua al Palacarrara e ovviamente poi anche in quel di Capodorlando, un classico dei bei tempi che furono, magari quando le squadre militavano anche nella massima serie. Pistoia costretta ad autodifendersi lo scorso anno, intanto ha realizzato i 3 liberi il numero 6 Gay. Massimo vantaggio per i siciliani, 15 a 18. Jeff Johnson ancora per Angelo Del Chiaro, un gancio cielo che non va a segno e la rimessa sarà nuovamente per Capodorlando. Ha perso un po' il bandolo della matassa di suo, intanto è arrivato anche Giacomo Galanda con il video per assistere a questa partita, quindi per presenza eccellente, ricordo anche Fiora Messi sulle tribune del Palacarrara. Un altro fallo per i siciliani. C'è la rimessa del numero 6 Gay per Ellis, Capodorlando che sta giocando senza i due americani e si trova in vantaggio. Sbaglia ancora una volta da 3 punti Gay che chiede troppo al suo tiro dalla lunga distanza. Pistoia per cercare di riavvicinarsi ai siciliani, passati 2 minuti nel secondo periodo. Milos Divac ancora per Angelo Del Chiaro, bello che praticato il tiro libero in movimento, va ad avvicinarsi, 17 Pistoia, 18 Capodorlando, quindi ancora avanti i siciliani. I primi 2 punti per Pistoia in questo Eh sì, Pistoia che ha perso un po' il bandolo della matassa, intanto c'è un conclusione da 2 punti di Becerina sbagliata e un fallo di Ellis su Gianluca Della Rosa, molto rapido, intanto esce il numero, rientra il numero 12 José, classe 1990 negli States con la Elon University, l'ultimo anno al college, chiuso con 4 punti e 1 e 9 rimbalzi di media
in 13 minuti giocati. Tanto Jeff Johnson si butta dentro, va a realizzare, si butta il palo. Primi due punti dell'americano, se non sbaglio, in questa partita. Effettivamente così, l'americano che avrà anche la possibilità di andare in lunetta. Effettivamente la difesa su di lui, o meglio, la difesa di Capodorlando si concentrerà, come detto all'inizio, molto sull'americano, che è il maggior terminale offensivo della squadra costruesima, chiesa anche del nuovo americano. Tanto realizza anche il tiro libero, ci sono avanti 20-18. Capodorlando ha rimesso in campo King, l'americano che finora ha segnato 10 punti. Adesso c'è una bella azione di gioco, finta il tiro, fa saltare Jeff Johnson e lo costringe al fallo il numero 16 Vecerina, che andrà in diretta. Anche Vecerina è un ragazzo molto interessante, intanto esce Jeff Johnson e al suo posto Lorenzo Saccaggi. Vecerina è un esterno, una guardia giovane, classe 1999, lo scorso anno a Bergamo, 6 punti di media con il 37% da 3 punti, va a realizzare anche il secondo. Torna nuovamente in perfetta parità la partita, 20-20, in 3 minuti giocati, e per Capodorlando rientra in play la gara. Eh sì, una partita che si sta giocando punto a punto con break e controback, il primo di Capodorlando, poi il controback è il 5-0 di Pistoia, sono 20 pari, partita piaciuta. Sì, intanto c'è stato un errore ancora da 3 punti di Jonas Risma, e della parte opposta a King che tenta una conclusione quasi impossibile. Di pasticci da una parte e dall'altra in questo momento. Si butta dentro Gianluca Della Rosa che va a scaricare il gol, buona finora la partita per questo ragazzo che viene da tanti problemi fisici. Lo scorso anno una stagione per riprendere condizione, alcune buone uscite nelle ultime partite, anche nel playoff, qualche momento importante. Quest'anno per lui deve essere un anno importante per dimostrare di essere un giocatore che in questa categoria può starci, a fisico e a tecnica. Deve appunto rimettere a posto un po' la sua mole e avere un po' più di fiducia, perché in Italia poi centri di quel tipo non ce ne sono molti, può sfruttare questa possibilità. Ecco un'altra conclusione a tre punti sbagliata, questa volta da Reggiani. Entrambe le squadre stanno veramente sparando a botte dalla lunga distanza, intanto Pistoia ancora in possesso di palla con Saccaggi, siamo sul 22-20. Finta di Gianluca Reggiani, il piazzato di Angelo Reggiani, che sta provando facilità a realizzare da questa mattonella, che chiameremo a questo punto dalla mattonella di Vecchiaro, e ci riprova ancora Capodorlando a riportarsi sotto con Lagana in possesso di palla per King, buono lo scarico per Ellis, l'assist per Ellis che va a sbagliare ancora da tre punti. Un contropiede Lorenzo Saccaggi, va a deposizione a canestro, sfruttando la maggiore difficoltà rispetto alla Ganà. La Ganà cerca di imitarlo dalla parte opposta, va in penetrazione, subisce il fallo di Angelo Vecchiaro. Siamo a 5-16 sul cronometro, 26 Pistoia, 20 Capodorlando, che continua a avere 10 punti da King, poi sono 2 di Mac, 2 di Ellis, 3 di Gay, 1 di Bartoli e 2 di Telesca. Intanto Lagana andrà in lunetta con 2 tiri liberi, quindi le percentuali, Alessandro, da 3 punti, soprattutto le percentuali al tiro certamente non sono quelle delle partitone, 39,3% per Pistoia, 31,6% per Capodorlando. Pistoia con Sara ai rimbalzi ne ha catturati più o meno il doppio rispetto a e sì, Pistoia ha la possibilità di avere chiaro, tanto per realizzare la di come sua abitudine
protesta chiedendo anche un fallo agli arbitri, il contatto che gli arbitri non hanno rilevato. Fatto sta che Pistola adesso raggiunge il massimo vantaggio, 28 a 21, più 7 per la squadra biancorossa. King contro Vivas che commette il fallo, forse anche lo dichiara che se ne accusa sul numero 55 americano. Nick King è un ala di 201 cm, 102 kg, il fisico al college americano per me in Alabama, il middle grade assistente, classe 95, che nel 2018-2019 ha giocato in G League con i Maine Red Claws e a ottobre 2020 in Colombia. Lo scorso anno invece in Olanda, dove viaggiava a 13 punti e 5 rimbalzi di media, quindi un giovane giramondo che va a realizzare questi due tiri liberi, aumentando il valore personale a 12 punti e ripostando il Capo d'Orlando 23, quindi più 5 per i biancorossi. Intanto rientra Carl Wider nelle file pistoiesi, esce ancora una volta Milos Divac con violenza che lo stanno catechizzando, chiedendo di probabilmente qualche movimento difensivo migliore. E ancora Angelo Bruciano che ormai non si ferma più a realizzare, costringe il Marco Cardano a chiedere time out con Pistoia avanti 30 a 23. Insomma, questo Angelo Del Chiaro è imbattabile. Vabbè, una grande partita di Angelo Del Chiaro. Tra l'altro sarebbe stata proprio la cosa che ti avrei chiesto alla prima occasione, ecco, questa particolarità in una partita. Abbiamo detto e ripetuto che i due punti sono importanti, ma è anche importante testare la squadra, testare gli schemi, testare i nuovi giocatori. E che avevo trovato singolare sino a questo momento che nessuno dei due coach avesse ancora chiamato un time out per appunto risistemare un po' le cose in campo. L'ha fatto Capo d'Orlando, il primo time out di questa partita. Sì, effettivamente è stata una partita con continui capovolgimenti di punteggio, quindi evidentemente nessuno dei due coach aveva necessità di sistemare un po' le cose, adesso che Pistoia per due volte ha già preso un margine di 7-8 punti, ha obbligato coach Cardani a questa situazione anche proprio per cercare di limitare il lungo pistoiese. Cardani tra l'altro anche lui nell'ottica della giovane età dei giocatori di Capo d'Orlando, è un tecnico 32enne, classe 1989, che ha iniziato la carriera da giovanissimo nel settore giovanile di Casale Monferrato, poi a Milano nel 2016-2017 è passato a Bernareggio in Serie C, conquistando la promozione in B, facendo bene nelle stagioni successive. Ma ricordiamo che anche Nicola Brienza, a causa di un infortunio da giocatore, ha iniziato ad allenare a soli 19 anni. Nicola Brienza che ha ovviamente esperienze diverse in Serie A, anche in Svizzera nella Serie Maggiore. Intanto ha ripreso la partita, primo errore per Capo d'Orlando, errore dell'americano King, che finora è apparso un po' abulico dal gioco, fuori dal gioco, rispetto invece al compagno con il numero 55. Intanto c'è un intercetto di Laganà su un passaggio di Lorenzo Saccaggi che va alla rimessa, 3.57 da giocare, Saccaggi per Gianluca Della Rosa, più 7 ancora per Pistoia, ci prova ad allungare il giovane Risma che va a sbagliare, anche per lui percentuali abbastanza deficitari. Laganà per il numero 15 Telesca che va a pestare la linea laterale, quindi ci sarà una nuova rimessa per Pistoia. Esce il numero 15 per andare proprio in marcatura su Angelo Del Chiaro. Ovviamente sono tanti i centimetri che il giovane regala, il giovane senegalese regala ad Angelo Del Chiaro, però sicuramente ha grande mobilità, per cui è il giocatore forse in questo momento più adatto per marcarlo. E proprio si va a cercare Del Chiaro continuamente, che va a scaricare fuori per Carlo Middle. Carlo Middle dalla media distanza va a sbagliare. 3
e 15 ancora sul cronometro alla fine di questa prima parte di gara. Non percentuali altissime, però un buon ritmo da parte delle due formazioni. Entrambe hanno assolutamente necessità di vincere questa gara. Intanto c'è un bel canestro questa volta di Telesca e Pistoia che torna in azione offensiva. Ancora Jonas Risma in possesso di palla, per lui la palla consegnata al play Gianluca Della Rosa, che non ci pensa subito, lui va a concludere da tre punti, anche lui va a peggiorare le percentuali di Pistoia dalla lunga distanza. Intanto in possesso di palla ancora Capo d'Orlando, e un'inflazione di passi che si diventa a penalizzare i siciliani. Il time out è richiesto da Nicola Brienza in questa occasione, con Pistoia che è avanti di 5 lunghezze, 30-25, 2 e 27 da punto. Abbiamo parlato prima del ritorno del pubblico sui gradoni del Palacarrara in occasione di una partita che vale di 2 punti, ma io direi anche di sottolineare il ritorno dei giocatori sul parquet del Palacarrara, dei giocatori della Pistoia Basket, per una partita che vale i 2 punti, perché al di là della pandemia Pistoia diciamo sempre a beneficio degli amici di Capo d'Orlando, ovviamente seguito la scorsa stagione della squadra toscana, è stata costretta ad un esilio a Monte Catini Terme proprio per dei lavori che hanno interessato per alcuni mesi il Palacarrara, lavori che si stanno concludendo ancora al 100%, però insomma finalmente si vede il pubblico in attesa di poter tornare a vedere il tutto, perché il pubblico adesso c'è, ma non siamo mai contenti. Mancano i ragazzi della Paraonda Biancorossa, ci manca il tifo organizzato, ci manca sì, ovviamente noi con le nostre telecamere siamo in tribuna, per cui se vedete completamente vuota la gradinata è perché sono aperti solamente i settori della tribuna e della curva Pistoia. Tifosi della Baraonda Biancorossa, il tifo organizzato pistoiese che, come tante altre tifoserie italiane, ha emesso un comunicato o comunque è stata favorevole al fatto che non si rientri al palazzetto finché non ci sarà la possibilità di stare tutti vicini e al 100% della capienza. Presumo che per questa stagione sarà difficile, quindi è una decisione un po' da rivedere. D'altronde non si può sindacare su quelle che sono le scelte dei tifosi, ma è pur vero che come loro hanno voglia di rivedere la loro squadra ha bisogno della curva di Pistoia, che come sappiamo è una delle più calde in Italia. Per Pistoia un fattore aggiunto importante quello di avere i propri tifosi sulle tribune. Intanto c'è il primo errore dal dischetto, dalla lunetta per Lorenzo Saccaggi. Ovviamente la stessa cosa vale anche per Capo d'Orlando, perché sappiamo come anche la tifoseria di Capo d'Orlando è assai appassionata e spesso si trasforma nel sesto uomo in campo. Certo, tendenzialmente vale un po' per tutte le squadre, anzi anche avere il pubblico contro dopo un anno senza presenza sugli spalti regala quella adrenalina che può far bene, come in questo caso può far bene a Laganà, che va a realizzare da tre punti il 28esimo punto per la squadra siciliana. Pistoia 31, Capo d'Orlando 28, Capo d'Orlando che non ha assolutamente intenzione di mollare questa partita. Partita che vale davvero molto in ottica qualificazione Final Eight. Una classica situazione di avvicinamento al ferro va a realizzare già da diversi minuti in panchina Jeff Johnson per Pistoia. Pistoia senza stranieri quindi in campo, si è fatta per l'inglese Carlo Guido, che è naturalizzato anche italiano. Intanto King, bel movimento, bel canestro proprio di fronte a Carlo Guido. 33 Pistoia, 30 Capo d'Orlando, che continua a mantenersi assolutamente in linea di galleggiamento. Solamente 60 secondi al termine del primo tempo. Lorenzo Saccaggi questa volta per Jonas Risma, che gli restituisce la palla, ci prova anche lui dalla lunga distanza, una conclusione decisamente forzata.
e un regalo nuovamente per Capodorlando, con un bel passaggio di Laganà per Vitti che va a sbagliare, e c'è un'azione in contropiede ancora realizzata da Carlo che evita la schiacciata che ha fatto qualche minuto fa andando a realizzare. Ora c'è un passaggio di King per Mac che non si fida a tirare e pesta la linea laterale. Intanto Brienza in campo a brontolare un po' il numero 0 Carlo. Sono stati dei movimenti che non ha apprezzato da parte del difensore pistolese. Chiama il time out ancora il coach biancorosso, e con Pistoia avanti 35-30, 26 dalla fine. Categoria questa adatta a valorizzare i giovani, e tutte le squadre cercano appunto di tirar fuori il proprio gioiellino dal vivaio, o comunque tra i giovani che chiama a partecipare appunto a decidere per quanto riguarda questo qui, appunto Caglio, che viene spesso e volentieri valorizzato dal per riuscire a far valorizzare i meccanismi di questa partita. Intanto 35-30 e ci si avvia alla conclusione del primo tempo in questa sfida, ancora grande vittoria. Sì, per i quali continuavamo pessime 1-13 per Pistoia, 3-12 dalla lunga distanza per Capodornato, che quindi ha fatto un pochino meglio. Ci sono 6 palle perse per i siciliani, 6 palle perse per i pistoieri, quindi una partita complessivamente equilibrata anche sulle cifre. Per i biancorossi è rientrato in campo Jazz Johnson, vedremo se sarà lui a concludere con il tiro questa ultima azione probabilmente per i biancorossi. C'è una discrepanza di 2 secondi e mezzo circa sul cronometro, vorrà arrivare alla fine dei 24 secondi comunque Jazz Johnson, 10 secondi ancora per tirare, con ha davanti il numero 1 metto. La palla va a rifinire a Divac, ottimo tiratore da 3 punti e lo conferma questa dritta proprio sulla quasi sulla sirena, che va a realizzare il 30 Pistoia, 38 Pistoia, 30 per Capodornando. Linea allo studio, ci sentiamo tra pochi minuti.
Bentornati al Pala Carrara, 37 Pistoia, 30 Capo d'Orlando, questo è quello che recita il tabellone sulle nostre sulle statistiche. Abbiamo sullo scout un 38-30, tutto verde sull'ultimo canestro di Milos Divac, che lo scout è da 3 punti, mentre sul tabellone è segnato da 2 punti, quindi può darsi che sia stata una revisione che nemmeno al tavolo hanno considerato. Comunque, detto questo, una Pistoia che finora ha aggredito la partita in maniera migliore rispetto a Capo d'Orlando, nonostante il suo sfruttamento della lunga distanza, preso in mano per i siciliani 5-26 con palla. Sì, andando poi a terminare con i dati di 20 minuti, vediamo che a valutazione abbiamo Saccaggi e Del Chiaro a farla da padrone per Pistoia con 13 e 12 rispettivamente, 13 anche per King di Capo d'Orlando, poi per la seconda migliore valutazione degli ospiti, però dobbiamo scendere ai 6 di Gay, per cui diciamo sono questi i fattori che hanno fatto la differenza, ma in parte lo ha mostrato. Vediamo quello che accadrà in questi secondi 20 minuti. Sì, intanto è già ripreso il terzo quarto, Jeff Johnson in possesso di palla, ancora 8 secondi per andare al tiro, scarico su Lorenzo Saccaggi. Intercetta King il passaggio a Cavolino, un'altra voce interessante sullo scout, sono i 18 punti in area di Pistoia contro i solamente 2 per Capo d'Orlando, questo a testimonianza di quanto la squadra pistoiese stia dominando sotto le planche, ricordiamo i 12 punti del giovane Angelo Del Chiaro. Intanto chiudiamo l'argomento di faccia dicendo che anche il sito della Lega ha aggiornato il tabellino, quindi evidentemente si è rivisto il canestro che non era da prima, da 2. Quindi si è ripartiti sul 37-30, quindi 7 punti di vantaggio per Pistoia, tanto Joe Johnson forza la conclusione, recupera King che subisce il fallo di Lorenzo Saccaggi, vediamo cosa decidono gli arbitri se danno canestro valido. La parabola era discendente, questo è quello che chiedono i giocatori di Capo d'Orlando. Gli arbitri non sembra siano di questo avviso, quindi probabilmente solamente è il secondo fallo di Lorenzo Saccaggi, si va in lunetta con due conclusioni.
delusione per King, che non l'ha presa bene. No, non l'ha presa bene, continua a protestare. Protesta anche il coach siciliano Marco Cardani. Conciliamolo adesso con l'arbitro, in attesa che si possa riprendere il gioco. Sì, sì, King continua a non essere convinto. King è il miglior realizzatore della sua squadra. 10 punti nel primo quarto, siamo a 14 in questo momento. Il nervosismo lo frega perché sbaglia la prima conclusione dalla lunetta. Ancora un tiro libero per lui. Lo va a sbagliare anche questo, il rimbalzo di Carlo Guido, quindi non solo non gli sono stati dati i due punti, ma non va neanche a realizzare i tiri liberi. Intanto c'è un fallo in attacco, non lo vediamo più chiaro sulla conclusione tentata da Jazz Johnson, quindi si torna subito nell'area pistoiese, nella metà campo pistoiese. Sono passati nemmeno 40 secondi, ma ci sono state tantissime interruzioni in questo inizio di terzo periodo e proprio King in possesso di palla. Questo per la Ganà, la Fermetti, ha messo in mezzo tutte le sue doti, punta su Saccaci, va alla conclusione da tre punti, la va a realizzare, ancora dimostra le sue doti. Mi ha subito smentito il giocatore americano di Capodornale. Bella questa tripla, 37-33 ancora per Pistoia. La Maggiorisma va a sbagliare un passaggio brutto per Lorenzo Saccaggi, ma ancora peggiore la conclusione di Mac che sbaglia, cioè il rimbalzo. Il rimbalzo, se non sbaglio, è il numero 15 Telesca, che ha subito un brutto colpo. È caduto male, ha battuto la testa nel parchetto. Sì, andando a cozzare con Angelo Del Chiaro, che effettivamente è una statua. Infatti si interviene con del ghiaccio sulla nuca per il giocatore di Capodornale. Si rialza l'applauso del tutto, un po' di ghiaccio. Sì, è il numero 6 Gay, che probabilmente uscirà dal parquet, entra Ellis al suo posto. Ovviamente ha una botta alla testa, ha bisogno di fermarsi per un po' a verificare le condizioni, una botta alla testa dietro alla nuca, che ha fatto il dolore. Intanto la Ganà, che lui ci trova da tre punti, anche lui si scrive ai tanti errori delle due formazioni. Anche in questa circostanza King forza una conclusione, c'è un punto di vittoria, prende il canestro di Maggiorisma, che torna a segnare dopo diversi minuti. Ci sia il 39-33, rientra subito in campo Gay, esce nuovamente Ellis, una forte botta per il giocatore siciliano. Intanto è uscito Angelo Del Chiaro, è rientrato Daniele Magro, per lui solamente 3 minuti e 33 secondi di gioco fino a questo momento. Vediamo un po' se Danielone riesce a mettere un po' di intensità in questa partita. Intanto c'è ancora un fallo di Pistoia sulla Ganà, il quarto fallo di squadra per Pistoia, che si sta avvicinando al piano. Un ritorno quello a Pistoia per Daniele Magro dopo un periodo a Sassari, a Milano, e torna a vestire la casacca del Pistoia, ma dove è stato per tanti anni. La conclusione ancora da tre punti di Mac, che evidentemente da quando l'ho un po' redarguito tra virgolette ha cominciato a mettere in mostra le sue qualità, va a realizzare. Invece da questa parte c'è Jeff Johnson, che ancora non ha mostrato tutta la sua verve offensiva,
Intanto il lancio Facciaggi va a sbagliare, contropiede fermato da Diouf per Capodorlando, e c'è una conclusione di Gay che va a realizzare e Capodorlando in perfetta parità, 7-20-59, 39-39, dopo il più 8 per Pistoia. È partita maluccio la squadra biancorossa in questi 3 minuti, solamente 2 punti, un parziale di 9-2 per la squadra siciliana. Intanto si butta dentro Lorenzo Saccaggi, va a sbagliare, non può superare l'imbalzo, ancora un errore di Lorenzo che però ci mette cuore e determinazione in ogni azione di gioco. Troppo determinazione e adesso l'arbitro ha qualcosa da dirgli. Eh sì, perché Lorenzo è sempre un po' troppo acceso nelle sue esternazioni. L'arbitro sta continuando a dirgli di stare calmo. Tanto a questo punto il fallo l'ha preso, è inutile andarsi a beccare anche un tecnico. E mi sembra che ci siamo. Eh. Ecco, c'è il richiamo ufficiale dall'arbitro che va anche da Coach Brienza per avvertirlo che alla prossima protesta sarà fischiato un tecnico al numero 5 in casacca bianco-rossa. Però se può essere per certi aspetti un difetto, è anche un pregio quello di Lorenzo, di mettere sempre tutto sul parquet, di amare veramente questa città. È quasi un pistoiese adottato, ricordiamo Carrarino di nascita, ma tanti anni di Pistoia, già presenze in A2 nella stagione che portò Pistoia in Serie A, nelle finali contro Brescia che si risolse a gara 5 qui al Pala Carrara. Il Pala Carrara strapieno di gente, veramente rivedere quelle immagini anche dopo il trionfo della squadra, tutta la gente sul parquet, fa sempre un certo effetto. Tanto Daniele Maggio va a scaricare fuori per Johnson, viene sfruttato ancora una volta, Johnson che prova ad appoggiare la volta, va a realizzare in vantaggio, 41-39, nuovamente dalla parte opposta Laganà in possesso del pallone, 6-31 da giocare, buono l'intercetto di Jonas Risma, qui però viene fischiato il fallo. Jonas Risma che in difesa rispetto al suo. Beh, sicuramente anche da Risma ci si aspetta qua a Pistoia tanto per questa stagione. L'anno scorso con le sue triple è riuscito spesso e volentieri a togliere le castagne dal fuoco, e anche a livello difensivo, come giustamente dicevi te, è chiamato ad una stagione non solo di conferma ma anche è chiamato a migliorare la bella stagione dello scorso. Intanto Mac va a rimpinguare il proprio bottino, sono 10 punti per lui, 2 personali realizzati, nuovamente in parità l'incontro, 41-41, 6-26 da giocare, Lorenzo Saccaggi in posizione di playmaker per Jonas Risma, che difende un buon pallone, lo scarica dopo la schiena con Daniele Mago per pasticcia, si fa sfruttare il pallone, la gara in contropiede ancora per Mac, vediamo se è in fiducia, va questa volta a sbagliare, il balzo di Mago, partita senza un attimo di tregua, Jeff Johnson con Gay in marcatura, terzo fallo di squadra per il numero 6 in casacca bianco-blu, e la rimessa laterale sarà per Lorenzo Saccaggi. Ancora 6 minuti in questo terzo periodo, 16 minuti per capire chi potrà ancora ambire ad un posto nelle Final Eight. Tanto una buona azione di Lorenzo Risma, che non tira solamente più da 3 punti ma ha preso fiducia anche nell'uno contro uno, e dall'altra parte King va a sbagliare, però rimbalzo del rapido giusto, dall'altra parte Mac da 3 punti, ancora un errore, rimbalzo di Carlo Ugo, Pistoia cerca di tenere i ritmi molto alti, il punteggio è ancora in bilico, bella la prestazione dello scarico di Johnson, non se la sente di tirare questo su di palla, quindi ci serve un fallo di Mac che viene fischiato, forse in ritardo rispetto all'azione fallosa del numero 1 siciliano.
statunitense in casacca siciliana. E l'americano invece di Pistoia con il numero 22 andrà in lunetta. Americano Jeziel Dante Jazz Johnson, tra l'altro il nome cade a pennello per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, nato il 26 settembre del 1996, 25 anni, tre guardia di 178 centimetri, un giocatore che da ragazzino veniva un po' preso in giro all'altezza sempre le sue rotondità, invece ha dimostrato come con la volontà si possa arrivare a giocare anche a livelli importanti. Lo scorso anno in Serie 1 a Cantù, quest'anno si è umilmente retrocesso di una categoria, venendo qui a Pistoia per la sua prima esperienza in Serie 2. Siamo proprio a metà del terzo periodo, la Ganacci prova da tre punti, va ancora a realizzare, molla di millimetro la squadra siciliana, 45 Pistoia, 44, ancora Johnson in possesso del pallone, non trovando compagni si trova da tre punti, porta la conclusione stasera anche con due poveri non bagnati ma bagnatissimi dalla lunga distanza, e la gara in penetrazione sbaglia con questo passo, si addormenta Weedle e recupera il play, azione clamorosa di doppio palleggio di passi per il numero 1 Mac, gli arbitri non si sa come non vedono l'infrazione del giudice americano. Questa è una palla più sulla, si becca il tecnico che da qualche minuto sta cercando, e finalmente posso dire Alessandro, finalmente si ritrova un po' nel pubblico, dopo un anno si sente fischiare, si sente un po' delicato. Ma quanto ci sono mancate le polemiche, lo possiamo dire. C'è un time out, durante questo time out per stemperare un pochino anche la situazione, l'atmosfera, ti do una notizia di gossip che non ti farà piacere, la dico a te, agli amici di Pistoia, a capo di Orlando, questa cosa magari la sanno benissimo, abbiamo detto della presenza di Fiona May qua sui gradoni del Palacarrara, domanda del perché fosse qui, secondo me in realtà sta tifando per capo d'Orlando quando la rivista figlia di Fiona May è fidanzata con il giocatore di capo d'Orlando, non ho quindi una faccia di chiederti magari, e quindi diciamo questa presenza è legata soprattutto all'arrivo a Pistoia della squadra. Ci fossero ospiti di questo livello, ne accetteremo anche con duro ogni domenica qui al palazzetto che ha visto per tanti anni la squadra in Serie A 1, abbiamo visto tanti personaggi importanti sedersi in queste tribune, purtroppo non lo vedremo più, tanto amato sia Pistoia di questi vestiti, sono fatti poche settimane fa, veramente un giocatore che a Pistoia viene ricordato per le sue presenze in maglia, ho visto a Pistoia, ma soprattutto per il grande amore verso questa città, abitava a Venezia, appena aveva un attimo di tempo si precipitava qui al Palacarrara per qualsiasi cosa, per qualsiasi premio, sempre disponibile. E purtroppo ecco, salutiamo tutta la famiglia di Luca, perché è stato veramente un giocatore, ma soprattutto un uomo eccezionale. Intanto Mac va a sbagliare il primo tiro libero per la legge San Giovanni, non buon inganno, realizza però il secondo, c'è un'altra opportunità, perché ricordiamo il fallo tecnico fischiato a Lorenzo Saccaggio, quindi la possibilità di riportare Siciliano in vantaggio, segna anche questo tiro libero, ancora una conclusione per lui dalla lunetta che va a segno, due punti di vantaggio per Capo d'Orlando, 45-47, 4-26 da giocare, per Pistoia è il momento di cambiare un po' i ritmi sia in avanti sia in difesa se vuol far sua questa partita. E Daniele Magro non ci ascolta, sbaglia subito, anche lui protesta, c'è
necessità di maggior concentrazione, cosa che Daniele Romasi va a beffare da questo passaggio sotto mano per un giocatore siciliano. Adesso un po' di nervosismo da parte di Pistoia, Magro che recupera un pallone, un po' di anarchia in campo in questo momento e ci pensa Gay a realizzare un altro punto. Massimo vantaggio per la squadra siciliana, 45-52, 7 punti per la squadra in maglia bianco-blu. A 3.30 da giocare, brutto passaggio di Lorenzo Saccardi, brutta la recensione di Daniele Magro, momento di impasse per Pistoia, chiude, ci mette anche la sua porta, addirittura il massimo vantaggio della partita da parte di tutte e due le formazioni, 45-55, 10 punti di vantaggio per il sistema. Fase di gioco estremamente favorevole all'Orlandina Basket con questa serie di canestri che hanno in qualche modo capovolto l'esito di questa sfida a favore per adesso per un team vicino di Capo d'Orlando, 46-45, anche se le percentuali di Capo d'Orlando sono salite, c'è da dire che principalmente secondo me la forza di Capodorlando sia anche la determinazione con cui ha recuperato quei rimbalzi che gli erano mancati nella prima parte della partita, rimbalzi che spesso hanno voluto dire secondo me maggiore opportunità. Sì, è anche vero che non è ammissibile per la squadra che si è calentata, comunque una formazione in vantaggio di 7 punti alla pausa lunga, vuol dire un parziale di 8-25, quindi 25 punti realizzati dai siciliani in 6 minuti e mezzo di gioco, qualunque sia la percentuale, qualunque siano le percentuali aumentate da parte della squadra di Cardano, è ovvio che Pistoia non sta assolutamente difendendo, l'abbiamo visto nell'atteggiamento di Daniele Magro che coach Brienza dopo il time out ha richiamato subito in panchina, ha rimesso Angelo Belchiaro, ha detto adesso spara ancora a vuoto Jeff Johnson da 3 punti, Pistoia sta pagando ovviamente anche l'assenza dell'americano che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Intanto Gay fiducia forse in situazione di passi, fatto sta che non se la sente di tirare, la palla però circola bene, ancora un canestro, 45-57, sono 12 adesso i punti di vantaggio per Capodornando che sta cercando di prendere il largo, con Pistoia che non riesce a trovare soluzioni offensive. Adesso il fallo di Gay, entra in bonus anche l'Orlandina con Gianluca Della Rosa che andrà in lunetta e la possibilità di accorciare e riportare Pistoia a una distanza di 10 punti, sono 45 punti pistoiesi, ricordo solamente 8 realizzati in questo terzo periodo, non si sblocca la situazione, doppio ferro per il capitano, seconda opportunità dalla lunetta, sbaglia anche questo, rimbalzo di Carlo Lidl e rimbalzo di Della Rosa, gli ricapita la palla in mano, prende un bel colpo Gianluca che tornerà subito in lunetta, quindi ha la possibilità di rifarsi. Sì sì, è stato fortunato Gianluca ad aver avuto la potenza di riflessi di cadere per non ripetere quello che era successo precedentemente al numero 6 di Capodoglio, sbaglia però il primo tiro libero e sblocca un po' Pistoia, 46-57, 11 punti da recuperare, Pistoia lo deve fare perlomeno in maniera parziale se vuol vincere e se vuol riprendere questa partita in questo terzo quarto. Mismatch tra Mac e Jess Johnson, Mac che è salito veramente di livello in questa seconda parte di gara. Intanto c'è ancora un fallo su Gianluca Della Rosa, siamo in bonus, quindi andiamo nuovamente in lunetta con il capitano, 1-3 nelle ultime conclusioni
dall'Olimpia, lui ha percentuali comunque discrete e stasera non ci siamo, sbaglia anche il tiro libero, non ci siamo stasera, li sbaglio tutti, il pubblico applaude per dargli un po' di fiducia, intanto si pulisce il parquet, stasera c'è caldo, meno male hanno avuto il buon senso di tenere aperte le porte del campionato, hanno fatto veramente una sana, intanto realizza questo personale, 47 Pistoia, 59 Capo d'Orlando, 2 minuti al termine di questo terzo periodo, ancora Mac in possesso di palla, si ripete questo mismatch in marcatura da parte di Jazz Johnson, buono l'intercetto di Carlo Midolo, c'è un altro ovviamente il tecnico fischiato, insomma diciamo proprio al limite questo fallo fischiato al numero 1 in casacca bianco blu, che però si rende conto di aver probabilmente fatto un'ingenuità, però il fallo era stato messo davanti al giocatore, di solito gli antisportivi si fischiano soprattutto quando arrivano da tempo, e questo forse il motivo della protesta giustificata secondo me. Sì, infatti 50-50, perché era proprio al limite dell'antisportivo. Fatto sta che Lorenzo Saccaggio può approfittare di questa situazione, Pistoia sotto di 12 lunghezze in questo momento. Vediamo se tira meglio di Capitan Gianluca Della Rosa, il primo tiro libero va a segno, seconda opportunità per lui, 48 recita il tabellone, secondo tiro libero realizzato dalla rimessa con lo stesso Lorenzo Saccaggio, 13° punto per lui, questi sono i 12 di Angelo Vecchiaro, quindi con questi 2 tiri liberi diventa il miglior marcatore di Pistoia, fermo a quota 7 Gels Johnson, Pistoia ha bisogno nell'ultimo quarto della realizzazione del suo giocatore, che ha subito un'infrazione di passi in questa azione di attacco, quindi sul meno 10 Pistoia torna a difendere, torna in campo anche Jonas Grisma al posto proprio di Jess Johnson, quindi alza il quintetto della Brienza evitando di, nonostante sia uscito anche Mac, però entra un giocatore di statura come Reggiani, avere un giocatore più alto sugli esterni il coach Canturino, intanto ancora in azione offensiva King questa volta va a sbagliare, rimbalzo ancora una volta di Carlo Middle, Lorenzo Saccaggi si trova un muro davanti, brutto il passaggio di Della Rosa che si è trovato in volo non sapendo se passare a Risma, Angelo Del Chiaro, fortuna per Pistoia che Reggiani proprio sfiori, anche se lui ovviamente questo non aveva toccato, gli arbitri decidono per la rimessa pistoiese, quindi una nuova opportunità per cercare di limare questo svantaggio che è sempre sui 10 punti. Carl Widol ancora per Gianluca Della Rosa, il fallo è di Ellis, si va nuovamente in lunetta, tanti tiri liberi per Pistoia in questi ultimi minuti, considerando che nei primi 2 quarti Pistoia aveva solamente effettuato 3 tentativi dalla lunetta contro gli 11 di Capo d'Orlando. Sì, Ellis è il terzo giocatore di Capo d'Orlando a finire con 3 falli, insieme a lui, Mac e Gay, dall'altra parte ci sono Saccaggi, Del Chiaro, Magro e Risma, e questo può avere la sua importanza quando mancano 11 minuti e Lorenzo, scusate, Gianluca Della Rosa si toglie un po' una scimmia dalla spalla, realizza questa volta 2 personali, Pistoia torna al meno 8 quando mancano 65 secondi al termine di questo terzo periodo, si fa pregare Jonas Risma, che non si accorge dell'avversario che gli sbuca alle spalle, azione difensiva pessima questa volta del giovane, e intanto c'è ancora un'azione ed una brutta caduta per Carlo Widel, che però sappiamo non è umano ma è di Cuba, si rialza immediatamente alla possibilità di andare in lunetta, 51 Pistoia, 61 Capo d'Orlando,
44 secondi sul cronometro. Vediamo se i siciliani riescono a mantenere un buon bottino in vista dell'ultimo periodo. Sarà invece importante psicologicamente per Pistoia andare a realizzare questi due tiri liberi, magari trovare una buona difesa e un altro canestro per avvicinare ulteriormente la squadra di Cardano. Bello finora il, quello che si vive sulle tribune del Pala Carrara, circa 400-500 persone. Stasera ricordiamo, diamo una scusante a tutti che non sono venuti, ci sono due partite importantissime di Champions League, Inter Real Madrid e Liverpool Milan, quindi tanti tifosi saranno rimasti a casa per vedere queste due partite. Intanto Pistoia questa volta, dopo un errore, c'è Carlo Widel a effettuare una stoppata incredibile, veramente una fisicità straordinaria per questo ragazzo. E si arriva a quello che avevo detto, che storia la possibilità dei giocatori liberi di avvicinarsi ulteriormente, con Lorenzo Saccaggi che però va a sbagliare. 5 secondi ancora sul cronometro per costruirsi l'ultima azione capodorlando con Elvis che va a sbagliare, quindi si va agli ultimi 10 minuti con il punteggio di 52 Pistoia, 61 capodorlando. E aggiungo a quello che tu hai detto per quanto riguarda la presenza del pubblico a Pistoia, che solamente in extremis è stata decisa la possibilità per il pubblico di poter accedere all'impianto di Via Fermi, questo in virtù della RUI di cui parlavamo prima. La commissione spettacolo soltanto ieri ha dato il via libera alla possibilità parziale ovviamente del Pala Carrara. Solo da ieri sono stati messi in vendita i biglietti e i mini abbonamenti per questa partita e per quella di domenica prossima per seguire la Supercoppa dai gradoni del Pala Carrara. E anche questo al di là ovviamente delle big match calcistici, un'altra delle motivazioni. Tornando alla partita, per quanto riguarda le percentuali al tiro, ovviamente il peggio del testimone Capodorlando ha recuperato, anche se stranamente pur con 9 punti di svantaggio è la Giorgio Tesi che ha le percentuali migliori complessive, ma si parla di 40,1% per Pistoia, 40,4% per Capo d'Orlando. Seguivamo questa sfida ai rimbalzi, anche poi Pistoia è avanti 32-28 per quanto riguarda le percentuali comunque le realizzazioni al tiro. Pistoia da 2, 19 su 33, 10 su 24 per Capo d'Orlando. Attenzione perché 9 su 23 da 3 punti per Capo d'Orlando, audite audite, 1 su 16 di Pistoia. E ce la ricordiamo bene, è la prima tripla tentata e realizzata da Ricci. Sì, Pistoia ha scalato a vuoto la zona di Capo d'Orlando. Pistoia che non ha più trovato canestri dalla lunga distanza, nonostante avessero anche tanti tiri aperti, però stasera non sono in forma tiratori pistoiesi, in primis Jazz Johnson, solamente 7 punti per lui, eravamo abituati a vederlo sempre oltre i 20 punti realizzati fin dalla prima uscita in amichevole contro Torino, ma rimane pochissimo Torino. Intanto nuova azione d'attacco per Coser che va a sbagliare. Pistoia si trova per rimettere in piedi una partita che in questo momento è nelle mani dei siciliani. Brutta la conclusione di Carlo Guido, questa volta che pretende un po' troppo. 52 per Pistoia, 61 per Capo d'Orlando. Adesso c'è un mismatch evidente ancora con Meggio. 31 punti subiti da Pistoia nel precedente quarto, sono veramente tanti. Eh sì, la difesa pistoiese non ha per niente funzionato, dispiace dirlo soprattutto nel momento in cui è stato in campo Daniele Magro, che non è stato utile alla causa, non attacco, non difesa, intanto la Danà, ora ormai la squadra siciliana è in chiusura, va a realizzare ancora una tripla, quindi
riporta i suoi alzi 12, partita che sta sfuggendo di mano per i colori biancorossi. Per la società tifosa sarebbe importante una vittoria per riportare la città stasera. Fino a questo momento il migliore in campo per i biancorossi insieme a Carlo Lidl, senza ombra di dubbio. Ancora Mac in possesso di palla, si trova ancora da 3 punti, anche lui chiede un po' troppo, forse questa conclusione con Risma di fronte a lui a difendere, e si trova questa volta Carlo Lidl. 54 pistole, 64 Capo d'Orlando, 8:27 la partita è ancora molto lunga, però questa è la possibilità di andare in Reggiana, dove si chiama Reggiano, Gay, quindi doppia opportunità dal dischetto per Guido. Vediamo, realizza il primo personale, molto preciso la lunetta, Carlo che ricordiamolo calca il parquet della Serie A2, anche della Serie A1 con Pistola da diversi anni, ma solo 23 anni. Simpatico l'aneddoto che ha raccontato Nicola Brienza quando è arrivata a Pistola. In un'intervista che ho fatto al coach Canturino, mi ha confessato di aver parlato per la prima volta con Carlo Lidl al telefono, non sapendo l'età del giocatore, quando avendolo visto da diversi anni appunto calcare i parchi, quando ha saputo che aveva solamente 23 anni è rimasto stupito Carlo Lidl, che è arrivato qui con la coppia Marco Sambugaro come direttore sportivo e Michele Carrea coach, che se lo sono portati dietro la biella dove era diventato capitano. L'addio del, o comunque l'arrivederci per ora, di Michele Brienza, che si è accasato a Treviglio anche per motivi di famiglia, visto che ha 2 figli piccoli essendo nativo di Milano. E l'arrivo di Nicola Brienza, questa volta la maglia del Chiasso recupera il rimbalzo, va a realizzare questa volta richiesto da Capo d'Orlando Scaldano. Se si avvicina 57-64, sicuramente questa cosa non è piaciuta al coach di Capodoblando, che ha giustamente chiamato il suo time out proprio per riordinare le idee. Pistoia sta inseguendo e sperando soprattutto i prossimi minuti, quindi decisivi, riuscirà a riuscire questo strappo, allora ci prepareremo a un finale al cardiopalma, a giocare invece se per non riesce a mettersi in fischia, probabilmente se ne andrà, terrà le distanze e farà scorrere il tempo, a quel punto sarà il suo adiato. Abbiamo visto il test stasera, le volte ribagnate, può essere la difesa di Campolmando? Sì, sicuramente la difesa di Campolmando ha i prementi, ma è anche una serata storta. Per quanto riguarda le valutazioni, il migliore in campo di Pistoia, come abbiamo detto, Del Chiaro con 14, Widol e Saccaggi 10, invece in doppia cifra per l'Orlandina ci sono 16 Gay, 13 Merck e 12 Laganà, 13 Giuz e 13 Pino, 5 giocatori, un quintetto è in doppia cifra. Intanto c'è una conclusione da 3 punti che finisce sul ferro di Gay, che deve essere un canestro importantissimo, ma ottenuto alla fine avrebbe riportato a 10 punti di vantaggio in siciliano, e invece è Pistoia che ha la possibilità di ritornare veramente a farsi sotto, questa volta è da 3 punti Lorenzo Saccaggi che va a realizzare, chiede anche Marlo, siamo sul 60-64, quindi il basket è questo, da un possibile più 10 si passa ad un più 4, però Gay non si fa intimorire dal canestro sbagliato precedentemente,
non si fa abbattere, realizza un buon canestro da due punti, 60-66, si ritrova a Saccaggi forzando troppo la conclusione, si sentiva in fiducia, però effettivamente ha chiesto troppo, questa volta l'arbitro si accorge dell'inflazione di passi e Coach Brienza evidentemente sembra dirgli agli arbitri, beh, questa volta l'avete visto, intanto Mac probabilmente scaglia in maniera involontaria il pallone verso l'arbitro, c'è un po' di nervosismo, come ovvio, la Supercoppa è comunque un torneo, i punti valgono, le due squadre vogliono vincere, siamo sul 60-66, quindi una partita assolutamente aperta, gli animi sono accesi, grande concentrazione da parte di entrambe le formazioni, questi sono i momenti che possono decidere l'incontro, solamente 7 minuti da giocare, Jonas Risma si butta dentro, passaggio per Angelo De Chiaro che non riesce a mantenere il controllo della palla, ci pensa Carl Riedel, come sempre dove c'è un pallone da raccogliere dalla spazzatura, lui c'è, si guadagna due tiri liberi veramente in questa, scusate, si guadagna una rimessa in questa circostanza veramente dal niente, sono due falli di squadra per Capodormano, uno solamente per Pistoia, nessun giocatore ancora a 4 falli, la rimessa è di Lorenzo Saccaggi che andrà probabilmente su Angelo Vecchiaro che gli restituisce il pallone, ancora 12 secondi per Pistoia, Jonas Risma finta da due punti, Mac si accusa di essere sulla punta, che era bloccato dalla punta dell'estero, ci sono una 4 punti di vantaggio, il pubblico del Palacarrara presente sullo spalti inizia a farsi sentire, la Granada a 3 punti e ancora una volta il play con mano sicura e grande freddezza respinge Pistoia lontano a 7 lunghezze, partita che in questo momento sta vivendo anche un buon momento tecnico, ancora Carlo Middle ci prova, va a realizzare piede un fallo che in questa circostanza ci stava tutto, una prestazione arbitrale non perfetta se vogliamo usare un eufemismo, intanto questa volta molle la difesa di Isma che non fa sentire il corpo al proprio avversario, se ne lamenta Coach Brienza che probabilmente andrà a sostituire il biondo estone con Jazz Johnson, è questo che posso immaginare visto l'errore difensivo del ragazzo pistoiese, ed infatti è così, uno dei cambi Jazz Johnson che rientra probabilmente uscirà fuori da questi 5 minuti e 36 che rimangono da giocare, ovviamente Pistoia ha bisogno dei punti del suo americano, vediamo se si prende la squadra in mano, è proprio lui in possesso di palla con Saccaggi, 3 secondi per andare alla conclusione, ancora sporcata dalla difesa di Capodorlando, chiede la rimessa a Saccaggi, mi sembra che sia stato lui a toccare per ultimo il pallone, gli arbitri ci dicono abbiamo visto noi, e la rimessa è stata guardata, quindi 5 minuti e 29 Pistoia ci prova. Sì, se Pistoia ha bisogno dei punti del suo americano, di contro Capo d'Orlando non ha sicuramente bisogno di ripetere un finale di tempi regolamentari come quello contro Chiusi che è valso di supplementare alla formazione siciliana e poi anche la sconfitta dall'altro, che poi pesano queste cose di overtime anche in virtù di questi impegni ravvicinati nella ancora una ottima difesa del middle su King, però c'è il rimbalzo di Buff, 9 secondi per andare a tiro, la Ghana con Saccaggi e Bartoli che va a realizzare un bel canestro, 64-73, 9 punti nuovamente per Pistoia che si è rifermata, però c'è la tripla di Gianluca Della Rosa che restituisce le speranze ai biancorossi che però devono difendere, in questa maniera non va da nessuna parte, ha fatto fare tutto il campo a Gay che non ha avuto difficoltà a segnare,
se Pistoia stasera perderà questo incontro, a prescindere dalle basse percentuali dalla lunga distanza e la scarsa attenzione difensiva. E c'è da dire che Capodorlando ha comunque avuto il primo tempo di King, che ora forse commette anche un fallo su Gianluca Della Rosa, va ancora a penetrare, prova a realizzare, stanco il numero 55 americano, Johnson fa un po' di confusione e ancora una confusione sbagliata. Pistoia in questo momento ha troppa frenesia, dovrebbe cercare di aprire maggiormente le formazioni offensive, invece ognuno va per punto su. C'è soluzione di continuità nell'attacco pistoiese, mentre Capodorlando nel secondo tempo ha meglio e sta meritando in questo momento il vantaggio. Intanto entra nuovamente Jonas Risma al posto di Lorenzo Saccaggi, stanco e anche un po' troppo nervoso in questo momento. Della Rosa finisce primo giocatore con 4 falli in questa partita. Sì, rimane in campo anche Angelo Del Chiaro, evidentemente ha grande fiducia in lui questa sera Nicola Brienza, come dicevamo Del Chiaro il migliore in casacca biancorossa. Eh beh, insomma, fiducia meritata per Del Chiaro, che ha fatto una bella... Sì, indubbiamente favorito anche dalla mancanza di un vero e proprio centro di Capodorlando, però sicuramente Angelo ha giocato molto bene, soprattutto in fase offensiva. Vediamo se Pistoia riesce a ribaltare l'incontro in questi ultimi 3 minuti e 48. Pressa Pistoia, sta cercando anche con la fisicità, per quanto i falli gli possono permettere, di non far andare a canestro la formazione. Sì, quindi forse ancora una conclusione, ma ancora parte di realizzare il canestro, due canestri molto molto importanti da parte del numero 7 in casacca bianco-blu. 3 canestri, sette punti, ne aveva uno in questo ultimo quarto, ha portato pieno in cascina e per fine ha riportato Pistoia a 10 punti. Pistoia spara ancora a vuoto. Questo errore di Mac è grave, perché regala letteralmente il Jonas Risma, che torna con Pistoia che torna a 8 punti di svantaggio. Veramente un'ingenuità per Mac, che comunque ha fatto un ottimo secondo tempo. Non si può dire lo stesso di King, che commette un altro errore, sbaglia prestazione offensiva e Risma ancora a realizzare, però Pistoia non rientra. C'è un po' di confusione in questo momento, le squadre sono molto stanche, ma l'atteggiamento difensivo di Pistoia lascia un po' a desiderare. Vediamo Gay che forza altre confusioni, anche un chiaro sapimento un po' più reattivo. Lasciano King libero di effettuare un passaggio sotto canestro, ancora una volta per Bartoli, vero mattatore di questi ultimi minuti. Pistoia meno 8, 79 a 71 per Capodorlando. Gianluca Della Rosa per questa volta Jazz Johnson, che non trova nemmeno Sterling, veramente serata disastrosa per l'americano di Pistoia, che ha avuto anche in questa circostanza l'opportunità di avere una conclusione aperta, per Milos Divac e per Gregorio Allinei, entrato veramente pochissimo in questa circostanza, anche per dare fiato a qualche compagno che è in evidente mancanza di lucidità anche fisica e mentale. Eh sì, sono errori che pesano, quelli come questo di Johnson, che poi puoi fare anche una partita sotto tono, ma poi alla fine essere lui ne ha le potenzialità, essere determinante sul finale, invece sul finale si sbaglia anche queste conclusioni qua. Adesso Capodorlando gioca con il cronometro, sì, vediamo se Pistoia riesce a realizzare
questa volta con Lorenzo Zaccagi da tre punti, importantissima la tripla di Lorenzo che va a realizzare il 74esimo punto di Pistoia. Pistoia che si riporta al meno 5 quando mancano 1 minuto e 19 secondi sul cronometro. L'arbitro ferma l'azione per permettere di asciugare il parquet, se ne approfitta per tirare un pochino il fiato. Tanta umidità questa sera qui al palazzetto, ripeto, sono 79 secondi sul cronometro, 5 punti di vantaggio per Capodornando, pochi falli commessi dalle due squadre, sono due per parte in questo ultimo quarto, quindi possibilità per chi difende di sfruttare ancora due azioni difensive, questo tutto a vantaggio ovviamente dei siciliani che sono in vantaggio in questo momento. E subito un fallo di Johnson, inutile, detto, siamo ancora distanti dal bonus, fallo sulla Ganà, si andrà nuovamente alla rimessa. Il play siciliano in possesso di palla supera in questo momento la metà campo, palla per Mac, azione importantissima, se Capodellano dovesse realizzare un canestro avrebbe praticamente messo il punto esclamativo su questa partita. Difende questa volta bene Jonas Risma su Mac, butta la conclusione di Gay che non arriva al ferro, che poi ha velocizza ovviamente l'azione, Johnson non se la sente di tirare, Zaccagi, Della Rosa, ancora Zaccagi, anche lui non se la sente di prendersi un tiro dalla lunga distanza, si butta dentro, va a realizzare, anzi, anticipato i tempi, va purtroppo a sbagliare, purtroppo naturalmente per Pistoia, erano due punti semplici, intanto c'è il quinto fallo di Della Rosa, che è qualcosa da dire, eh sì, c'è un po' di... soprattutto con un componente della pancina che viene trattenuto, perché il diverbio è in campo, ma in realtà Della Rosa se l'è presa con Vecerina, che probabilmente ha detto qualcosa. Sì, ora Zaccagi ovviamente sta intervenendo, perché Vecerina ha fatto chiaramente, ha indicato con il dito del tipo ti aspetto fuori, e Lorenzo Zaccagi annuendo con il capo ha detto va bene, ci vedremo dopo, ovviamente speriamo che poi a freddo si tranquillizzi la situazione. Sinceramente non ho capito bene cosa sia successo, perché Vecerina della panchina abbia discusso con Gianluca Della Rosa, che come dicevi è andato a sedersi in panchina. 36 secondi sul cronometro, ancora più 5, veramente mortale quell'errore di Lorenzo Zaccagi in appoggio, e adesso c'è il fallo di Jazz Johnson che manderà in lunetta il numero 6 Gay, che stasera ne ha prese da tutte le parti, davanti, dietro, probabilmente adesso più di sotto, perché ci sta toccando più le parti basse, un frontale con Johnson che non avrei mai voluto avere. Eh no, perché Johnson è piccolino, ma c'è tutto, eh? È un giocatore massiccio, e due tiri liberi di fondamentale importanza per Gay, per portare la sua squadra ad allungare. Segna il primo personale, quindi sono due i possessi in questo momento, se realizza anche il secondo personale sono 7 punti di vantaggio, mette una serie epitetica su questa partita con questi due tiri liberi, 74 Pistoia, 81 Capodorlando, 28 secondi da giocare. Non sono tanti, non sono tanti, e poi il basket è bello perché è vario, però insomma recuperare 7 punti in 28 secondi non è impossibile, ma è molto difficile, e
ovviamente il primo capo d'Atlanta starà molto attento, perché un finale rocambolesco lo ha già vissuto lo scorso fine settimana, proprio in Supercoppa contro Chiusi, da quello scaturì da quel finale l'overtime, e poi la sconfitta casalinga di capo d'Atlanta. Quello che appunto adesso i siciliani stasera vogliono evitare. Sì, Pistoia, come dicevi, è vero che nel basket tutto è possibile, che pochi secondi possono essere una vita. È anche vero che questa sera Pistoia non ha certamente percentuali che fanno sperare in un recupero miracoloso. Ovviamente sarà subito importantissima questa azione di questa rimessa. C'è in campo Miloš Divac, come dicevo, ottimo tiratore dalla lunga distanza, stasera veramente impiegato pochissimo da Nicola Brienza. Potrebbe essere lui anche a essere sfruttato per una confusione da fuori, invece va dentro Jeff Johnson, che ancora una volta sbaglia. Recupero di Prisma, e ci prova da tre punti Carlo Guido, non è certamente la sua specialità, molto forzato il tiro. Sono tutti secondi appannaggio di Capo d'Orlando, che vince questa partita solamente pochi secondi, anche se Guido va a recuperare. Lorenzo Saccaggio a tre punti, sbaglia. Ancora un tentativo per Jonas Risma, termina l'incontro e Capo d'Orlando anche meritatamente vince questa partita 74-81. Un buon primo tempo di Pistoia, che aveva chiuso avanti di 7 lunghezze. Nella seconda parte di gara è uscito Mac, è sparito definitivamente dal campo Johnson per i biancorossi, e sportivamente possiamo dire che i siciliani vincono questa partita. Alessandro, ricapitoliamo un po' i punteggi dei giocatori. Sì, andiamo subito allora con i tabellini. Per quanto riguarda Pistoia, abbiamo Della Rosa con 7 punti, Divac con 2, 21 punti per Saccaggio, 14 per Del Chiaro, 7 per Johnson, 8 Widel e 15 per Risman. Dall'altra parte abbiamo Diouf con 4 punti, Mac 15, Ellis con 2, Gay con 15, 9 punti preziosi nel finale per Bartoli, 13 per Laganà, 2 per Celeste, 4 per Rezzo e 17 per King. Bene, con questo applauso del pubblico per le due formazioni, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e naturalmente vi diamo appuntamento per domenica alle ore 18.30 con una gara che a questo punto diventa fondamentale per Pistoia. E certo, può essere un arrivo a pari punti, a 6 punti per 3 squadre, e allora dovremmo mettere mano alla calcolatrice. Leonardo Ceccone e Alessandro Giuntoli vi salutano, buona serata. Buonasera.
sera il ciclismo alle 10. Io il ciclismo lo facevo io, ma non l'ho montato, non l'ho preso. Con la B, con la B, c'è quello con la B. Leo, vieni qui. No, vieni qui. Pronto? Che scendo giù? Che... Sì, devo scendere. Vai là. Io non la vedo. Io la porta non la vedo. Prima uscita stagionale al Palla Carrara per Pistoia, che purtroppo viene sconfitta per 74 ad 81 contro Capodorlando, una partita che ha visto i biancorossi avanti di 7 lunghezze alla pausa lunga 37 a 30, poi un terzo periodo disastroso con un parziale di 31 a 15 per i siciliani, che hanno portato a questa sconfitta probabilmente inattesa. È tornato il pubblico qui sulle tribune del palazzetto, circa 400 presenze. È mancato l'americano Jazz Johnson, solamente 7 punti per lui, percentuali disastrose da 3 punti per la squadra, 4 su 25, ma anche una difesa che va sicuramente rivista. 21 punti per Saccaggi, 15 per Risma, 14 per Angelo Del Chiaro, migliore dei suoi, mentre dagli altra parte abbiamo visto quanto gli americani facciano la differenza: 17 per King, addirittura 14 nel primo tempo per lui. Nel secondo tempo invece è uscito fuori l'altro americano Mac con 15 punti insieme a Gay, 13 per Laganà e 8 punti del giovane Bartoli, realizzati negli ultimi minuti che hanno deciso questo incontro. Adesso Pistoia si troverà costretta a dover battere assolutamente chiusi nella partita di domenica alle 18:30 per cercare di entrare nelle Final Eight di Lignano Sabbiadoro. Posto? Vai. Poi ci si mette se ci si fa. Ma lasci tutto qui te?
insomma è la roba che ti serve. Che cazzo? Ma guarda, guarda, guarda. Dove per ora?